Champions! Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro Allora, allora, oggi facciamo i pronostici delle quattro partite della UEFA Champions League E sei quelle di Europa League va Allora, ecco qua il pendolino Stasera vedo Porto Juventus ma che sto a dire Juventus Porto, gara di ritorno. Adesso c'è Juventus Porto stasera. Alla gara di andata. Mi ricordo che era finita 2-1 per il Porto. Eh. Hmm. Basta che la Juventus vinca uno, una rete a zero, e così la Juventus passerà il turno ai, ai quarti di finale di Champions League. Poi Borussia Dortmund Siviglia. Eh. Anche questa è una bella partita. Domani Liverpool-Lipsia, hm, interessante poi Paris Saint-Germain-Barcellona, eccola Ajax Young Boys. Quelle di Europa League, Ajax Young Boys, Manchester United-Milan, Granada Mold, Olympiakos, Arsenal, Roma-Shakhtar e Tottenham-Dinamo-Zagabria. Allora per me. Dico Borussia Dortmund Siviglia. Ho messo gol. Segneranno da entrambe le due squadre. Me lo sento, Juventus Porto. Hm. Allora, il mio pronostico su Juventus Porto. Questa è l'ora della verità. Attenzione, una buona notizia. Che rientrano due, due centrali, eh? Chiellini e Elit. Hm. Io dico. Oh. Segna Cristiano Ronaldo, così supererebbe Pelé, a 768 gol arriverà, forse stasera va. Juventus in vantaggio, così passa la Juventus per... grazie alle reti fuori casa. Oh. Morata, 2-0 Juventus! Mmm... Così ha un po' di vantaggio sul porto, grazie a questa rete fuori casa, va. Oh, attenzione, eh. 3-0 Juventus. Chi segnerà? McKinney. Secondo me, Juventus-Porto 3-0. Dico questo pronostico. Segno. Uno, andiamo avanti, Liverpool-Lipsia, hm. anche questa è una bella partita domani, eh, Liverpool-Lipsia Ah, secondo me, eh. vincerà il Liverpool Uno, la stessa cosa, Paris Saint-Germain-Barcellona, uno del Paris Saint-Germain C'hanno un certo Kylian Mbappé che corre come un dannato, va Cioè, non si riusciva a tenerlo, va, che campione, va poi, Europa League Ajax Young Boys. Ajax Young Boys. Secondo me l'Ajax se la spunterà 1 Manchester United Milan. Anche qua purtroppo mi dispiace tanto per i tifosi rossoneri. Ma secondo me lo United vincerà questa partita. Manchester United Milan. 1 Granada Mold. Anche qua dico uno del Granada, anche se ha un sacco di giocatori fuori, va. Io provo a dare la vincita al Granada, vediamo. Olympiacos Arsenal. Due dell'Arsenal, perché davvero l'Arsenal ce l'ha una squadra forte rispetto all'Olympiacos. Ricordiamoci che l'anno scorso l'Olympiacos ha sbattuto fuori l'Arsenal, va. E l'Arsenal ha voglia di rivincita contro i greci. Roma Shakhtar Donetsk. Anche qua è un po' difficile questa partita. Roma Shakhtar Donetsk, do fiducia alla Roma. 1 gol di Zeko. Uno fisso, 1-0 finirà. Tottenham e Dinamo Zagabria. Ecco. Per me ci saranno i gol. Tre gol a partita ci saranno. Tottenham e Dinamo Zagabria, 1 più over 2 e mezzo. Stop. Questi sono i pronostici per quanto riguarda quattro partite di Champions, 2 di martedì e due di mercoledì, e poi sei partite di Europa League giovedì. Ragazzi, adesso nient'altro da aggiungere. Non le giocate tutte, è solo un gioco e vediamo di vincere qualche soldino. Va bene ragazzi? Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like al video, commentate qua sotto, condividetelo, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. Ci vediamo eh, tra poco forse per il post partita di Juventus Porto. E sempre forza Juve. Ciao belli.